Guardate, oggi voglio parlarvi di un problema enorme che avete tutti voi, o perlomeno la maggior parte di voi, o perlomeno quelli che si sono avvicinati da poco a questa passione, insomma, o a questo lavoro, che è il microfono. A me capita veramente spesso di sentire qualcuno che si propone come filmmaker e poi io gli dico: senti, ma che microfoni hai? E mi guardano dicendo: il microfono. Ah beh, no, non so, c'ho il microfono della camera, eccetera. Come se fosse un accessorio, come se il microfono e quindi l'audio fosse un aspetto secondario di una ripresa video. Ragazzi, l'audio e il video sono due cose che vanno insieme, anche quando l'audio in quel momento lì sceglie di essere muto o silenzioso. Il problema è un problema tecnico. Voi sapete che se comprate una telecamera professionale, chiaramente questa telecamera ha gli ingressi professionali, no? L'XLR, per cui potete collegare tutti i microfoni che volete, ma oggi, visto che tantissimi di voi utilizzano le DSLR, quindi queste macchine fotografiche che sono anche delle videocamere, il problema rimane, perché magnifico video, immagini pazzesche, bellissime, però l'audio cosa faccio? Ecco, qui dovete prendere delle decisioni, perché voi l'audio potete o registrarlo a parte con un registratore professionale, può costare anche solo 100 euro un registratore professionale che funzioni, che faccia il suo lavoro e magari ha due o quattro ingressi per una cifra così ridotta. Però poi al registratore va attaccato evidentemente un microfono, ma anche qui non è che dovete spendere chissà quanti soldi per avere un microfono, anche lì voi potete risolvere sicuramente molto meglio da come potreste risolvere se voi utilizzaste soltanto il microfono della camera, che è un microfono che ha un compressore che appena sente un po' d'audio, uno fa uno starnuto e lui subito lo registra la campana, lui registra tutto quello che sente, qualsiasi cosa. Mentre quando voi riuscite a regolare il volume, a regolare i volumi, siete voi che decidete che cosa si deve sentire e che cosa non si deve sentire. E poi soprattutto, cioè, potete avere i soggetti lontani e quindi dargli i microfoni e quindi registrare anche quello che dicono le persone lontane. Non è che quando una persona lontana voi non potete registrarla, oppure col vostro microfono dalla camera si sente la vocina di quella e poi tutto il traffico sotto, wow, così non va bene. Allora, risolvete questo problema. Oggi, grazie a Dio, ci sono tantissime soluzioni, perché nel vostro piccolo ingresso jack voi potete mettere microfoni anche professionali, ci sono i cavetti apposta, avete tutte le possibilità di risolvere questo problema che oggi le telecamere, diciamo, consumer non hanno. Perché non ce l'hanno? Perché la qualità video oggi è così alta delle telecamere consumer che se avessero anche gli ingressi microfonici professionali non ci sarebbe più motivo di comprarsi una telecamera professionale e spendere migliaia e migliaia e migliaia di euro. Ok? Quindi trovate queste soluzioni che ci sono veramente dappertutto e che costano anche poco.